molte volte si è portati sia in ambiente lavorativo che sportivo ritenere che una persona solamente perché è pagata deve venire a fare il proprio dovere e poi tornarsene a casa. In realtà poi quando se ne torna a casa è tutta un'altra parte di vita che forse è ancora più importante di quello che fa nell'ambiente lavorativo. Se noi riusciamo a creare un legame tra questi due ambienti e fare in modo magari attraverso un momento conviviale di coinvolgere le famiglie in quello che noi siamo tutti i giorni nell'ambiente lavorativo e di far comprendere anche a chi ci sta attorno che stiamo facendo qualcosa di importante e di particolare, sicuramente riusciamo ad avere una completezza di vita e anche di valori che vengono trasportati dall'ambiente lavorativo alla famiglia e dalla famiglia a quello che facciamo giorno dopo giorno. Per un rugbista di solito si usa dire non c'è differenza tra giocatore di rugby e persona, e questo è veramente è quello che io sento, che mi porto con me, non perché la mia persona abbia un senso solo perché sono un giocatore di rugby. In realtà quello che io faccio su un campo da rugby o quello che faccio nella vita non ha differenza, perché cerco sempre di dare il meglio di me stesso. Che io dipinga la parete di casa o che sia fuori di fronte a 80.000 persone a giocare con la nazionale, il pensiero mio è di dare il meglio di me stesso, perché in quel momento lì è quello che mi è richiesto, è quello che voglio fare veramente. I domandati perché si fa qualcosa e farlo nel migliore dei modi è la chiave tra fare qualcosa di particolare o fare qualcosa di mediocre.